Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Benvenuti su Every Eye, io sono Flash Together. Chi guarderà questo video magari che viene dai miei iscritti mi conosce, mentre chi magari mi vede per la prima volta non mi conosce, quindi faccio una sorta di presentazione. Io appunto, come ho detto prima, sono Flash Together, sono uno youtuber di FIFA e mi cimento solo in questi tipi di video. Non sono uno youtuber che predilige l'aspetto intrattenitivo, si può dire così, dai video, ma preferisce essere un po' più tecnico. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, io direi di iniziare con la seconda batch dei migliori 50 giocatori di FIFA. Sul mio canale ho fatto il primo episodio, che andava da 50 a 41, quindi i primi 10 giocatori. Ho deciso di continuare questa serie un episodio alla volta su appunto Every Eye. Non ho altre premesse da farvi, ora direi di iniziare col video. Primo giocatore di oggi, Karim Benzema, attaccante francese Real Madrid, si riconferma un vero e proprio tank dell'attacco, con un 84 di velocità, un 84 di tiro, più 2 rispetto alla versione FIFA 14, più 4 di passaggio. Il dribbling rimane tale. Ho notato che comunque molti giocatori, soprattutto gli attaccanti, hanno avuto una diminuzione davvero incredibile della difesa, infatti passa da 46 ai 30. Credo comunque questa statistica, questa diminuzione sia del tutto giustificata dal fatto che comunque ci sono certi attaccanti che la difesa non sanno neanche cosa sia. Invece che 30 sarebbe stato meglio mettere tipo, non so, 11, perché tanto sarebbe stata la stessa cosa. Benzema che comunque riconferma le 4 stelle weak foot, le 4 stelle skill moves. Quest'anno io l'ho davvero adorato, un giocatore molto agile, molto dinamico, con un ottimo tiro. Spero che un altro anno si riconfermi quello che è buono di quest'anno. Passiamo quindi al secondo giocatore. Secondo giocatore, Carlitos Tevez, downgradato. Non mi spiego davvero, ragazzi, il motivo di questo downgrade. Secondo me non lo merita Carlitos Tevez. Sono un tifoso interista, anzi molto sfegatato, però riesco a essere all'occorrenza anche obiettivo. Devo dirvi che comunque secondo me Tevez non merita questo downgrade, dopo comunque un'ottima stagione con la Juventus, secondo miglior capocannoniere della Serie A. Purtroppo riconferma i work rate, che per un attaccante sono davvero odiosi, e ha una diminuzione tra l'altro anche di skill moves, che è davvero frustrante. Però abbiamo un'ottima carta, con un più 5 di velocità, che comunque a 30 anni non è neanche tanto male. Poi da pass da 81-86, quindi molto significativo, da 84-87 di dribbling, da 85-86, da 77-78, da 56 difesa a 46, e poi da 72 di testa a 84 di fisico. Cioè abbiamo un downgrade per quanto riguarda la carta vera e propria e l'overall, però per quanto riguarda le statistiche, ragazzi, siamo davvero a cavallo, perché questo giocatore secondo me si confermerà davvero 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 uno di quei giocatori strautilizzati, e pronostico anche che Tevez sia su FIFA 15 appunto il giocatore più costoso della Serie A. Detto questo di Tevez, direi quindi di passare al terzo giocatore. Gozze, l'eroe l'eroe di Rio de Janeiro 2014 per i tifosi tedeschi. Gozze, che è davvero un grandissimo talento, purtroppo devo dire è passato al Bayern Monaco, una squadra che in cui non può esprimere il suo miglior calcio, in quanto comunque almeno lì al Bayern Monaco è uno, non dico dei tanti, non dico che sia proprio nella media dei giocatori del Bayern Monaco, ma quasi, ecco, quasi. E invece al Borussia Dortmund secondo me sarebbe esploso molto di più, avrebbe fatto molto meglio, ma queste sono opinioni personali che appunto essendo tali non è che valgano moltissimo. Ma comunque, parlando di FIFA 15, abbiamo una diminuzione per quanto riguarda velocità e dribbling, infatti passa da 82 di velocità a 80, da 90 di dribbling a 89, da 74 di tiro, da 72 a 74 di tiro. Abbiamo appunto la
l'aumento in quanto statistica di tiro e passaggio da 72 a 74, da 80 a 82. Riconferma appunto, come vi ho detto prima, le sue weak foot e skill moves. Quindi mi aspetto un buon giocatore, vedremo cosa saprà combinare su FIFA 15. Detto questo, di cosa direi di passare al quarto giocatore. Costa, dissero il nuovo Torres. Però per adesso questo giocatore si sta confermando un attaccante coi controcoglioni che in questi anni è davvero mancato al Chelsea. Credo sarà lui la carta vincente per portare il Chelsea al titolo, ma questo sarà tutto da vedere. Intanto sul FIFA 15 si presenta con una grandissima carta. Abbiamo un 82 di velocità, un 83 di tiro, un 79 di dribbling. Per quanto riguarda velocità di dribbling, una diminuzione. Di statistica, infatti, passa da 83 a 82 e da 80 a 79 per quanto riguarda il dribbling. Mentre il tiro passa da 80 a 83, quindi buon upgrade per lui, per Costa, per lo spagnolo o brasiliano, non lo so. E poi, vabbè, abbiamo un 88 di fisico che sembra davvero fantastico, ma vedremo la sua grandissima utilità su FIFA 15 e proveremo con mano il tutto. Intanto, Costa, come ho detto prima, si presenta con un'ottima carta e mi piace perché è spagnolo, gioca in Premier League, quindi sarà oggetto di molte ibride e nulla, ragazzi, direi di passare al quinto giocatore. Forse uno dei miei giocatori preferiti in real life, Toni Kroos, signore, è un giocatore fantastico. Mamma mia, ragazzi, questo giocatore è fantastico in real life, nel gioco anche, perché comunque se non fosse per la velocità sarebbe uno dei migliori centrocampisti del gioco, ma purtroppo la velocità conta troppo. Abbiamo comunque sia un aumento di overall che passa da 84 a 85, strameritato. Comunque poi 57 di velocità, 58, da 83 dribbling a 84, da 83 di tiro a 80. Non me la spiego. Da 85 di passaggio 89, questo strameritato. Comunque Kroos è davvero un giocatore fantastico che si merita in pieno, secondo me, questo upgrade. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi appunto piace. E nulla, direi di passare al sesto giocatore. Cioè, boh, signori, io non me lo spiego. Hanno downgradato Tevez. Anche se ha avuto un team of the season, ma potevo, tra virgolette, giustificarli dal mondiale, ok? Potevo dire, beh, Tevez comunque ha subito questo downgrade, non se lo merita, però ci può stare perché comunque non ha giocato ai mondiali e contano molto, e si è visto anche dalle altre statistiche. Però Vidal è reduce anche da un ottimo, secondo me, ripeto, mondiale. Quindi davvero, ragazzi, io non me lo spiego, non me lo spiego. Abbiamo comunque una diminuzione di overall da 86 a 85, da 80 di velocità a 79, da 83 di dribbling a 81, da 79 di tiro a 78, da 83 di difesa a 81, e poi vabbè, fisico, è lì. Però quando uscirà una sua versione IF avrà tutte le statistiche sopra l'80, signori. Sopra 80 tutte, sarà fantastico. E poi da 83 di passaggio a 80. Abbiamo capito che comunque gli stiamo sui coglioni noi della Serie A, perché non lo considero, direi, ahimè, giustamente un campionato più competitivo. Però almeno le stelle di questo campionato, come Tevez, Vidal, almeno loro. E io sono interista, ragazzi, non sono juventino, quindi non datemi del fazioso, però riesco a essere anche obiettivo e riconosco che comunque Vidal non meritava il downgrade, ma praticamente tantissimi giocatori della Serie A sono stati downgradati. Sta cosa è frustrante, però la dobbiamo accettare, ragazzi. Dopo questo di Vidal direi di passare al settimo giocatore, se non sbaglio. Cech è stato il mio incubo, ragazzi. Il mio incubo. Per quanto riguarda FIFA 14 è stato davvero un incubo perché lo incontravo in ogni squadra e mi faceva di quelle parate assurde e io l'ho odiato a morte. A morte, ragazzi, a morte. Però comunque un portiere anche Irl fantastico. Irl vuol dire in real life. Abbiamo un 85, un 83 di tuffo, passa quindi da 85 a 83, questo perché comunque dato dall'età, ormai 32 anni, da 85 di riflesso a 84, da
82 di presa a 84, 45 di speed, di velocità rimane tale, da 74 di lancio a 73, da 83 di posizionamento, 83 che quindi rimane tale. Vedremo se un altro anno il buon Check si riconfermerà il solito buggato, ma io non direi buggato perché comunque le statistiche sono alte. Però si riconfermerà un altro portiere incubo, oppure si riconfermerà una merda perché è capace l'EA di far di lui davvero una merda. Ma comunque, detto questo di check, direi comunque che rimane l'85 più che giusto. Passiamo all'ottavo giocatore. Cavani, signori, Cavani. Wow. Ok, la prima cosa che mi salta all'occhio, la prima cosa è il medium di Workrate. Bene, cazzo. Bene, perché ai Geiger non attaccante, ve l'ho detto, sono orribile, orribile, orribile. Comunque, abbiamo un 83, una diminuzione abbastanza significativa per quanto riguarda la velocità, che passa da 83 a 79. Cazzo, se fosse 80 sarebbe meglio, però fa niente. 80 di dribbling rimane tale, da 84 a 85 di tiro, Cavani comunque. Secondo me, andando al PSG, non ha fatto una mezza stronzata. Perché, comunque, giocare con Ibra non è facile. È un giocatore che ti oscura. E se vuoi essere una prima donna, comunque un attaccante di riferimento, che comunque ti motiva anche a livello morale, andare a PSG non è stata, secondo me, la scelta più azzeccata del mondo. Comunque, da 66 di passaggio a 70, ovviamente il colpo di testa non lo prendo in considerazione perché cambia completamente. E il 56 di difesa a 41, ma che non è assolutamente importante. Il gaming comunque rimane tale. 3 stelle Wickwood, 3 stelle Skill. Un giocatore che quest'anno non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto su FIFA perché, comunque, boh, troppo macchinoso. Non lo so, non mi è piaciuto, punto e basta. E quindi direi di passare al nono e penultimo giocatore di oggi. Purtroppo James Rodriguez è uno di quei giocatori che fa una partita buona, come si suol dire, e vale già 80 milioni. Però ragazzi, io comunque Rodriguez lo considero, sì, strapagato, perché è effettivamente così. Ho visto quasi tutte le partite del Real in questo inizio, essendo comunque praticamente una squadra per cui simpatizzo, e non mi è piaciuto James Rodriguez, cioè non gli lega neanche le scarpe, non dico come giocatore, ma come proprio lavoro di Di Maria, perché Di Maria dispensava assist, era un uomo spogliatoio, era fantastico, mentre Rodriguez è un giocatore che sì, è in prospettiva può diventare fortissimo, ma ha ancora ragazzi 23 anni, quindi non so quanto possa effettivamente fare bene almeno nel primo anno a Real Madrid, ma questo me lo aspettavo perché comunque non è Bale che fa tanto e da tanto che cioè faceva, ha fatto tante stagioni buone prima di valere un certo prezzo e poi infatti si è visto perché comunque ha segnato dovunque, ha segnato comunque, ha giocato ottimamente e non dico che proprio valso, cioè ne valsa la pena spendere 110 milioni per lui o 100 milioni per lui. Però, tanto quanto ti ha fatto gol importanti. Mentre James Rodriguez cosa ha fatto? Sì, ha fatto una buona stagione con lì, col, in Ligue 1 col Monaco, ma ripeto, Ligue 1, Bale, Premier League. Che comunque sono due campionati differenti completamente, cioè la Premier League è molto ma molto ma molto ma molto ma molto più competitiva della Ligue 1. Perché la Ligue 1 è squallida, cioè, ma veramente, ci sono delle squadre che non giocherebbero neanche la Serie C italiana. Ma comunque, ha fatto sì una buona stagione col Monaco, ottima direi, davvero ottima, un buon mondiale, ma solo questa, cioè, ha fatto solo questa stagione buona. Ok, quella col Porto, ma anche lì, Liga Portoghese, ha fatto, ve lo ripeto, una buona stagione, ma niente di più. Un'ottima stagione, ma niente di più. Però purtroppo è marketing, tutti erano in hype per lui, ha fatto vendere un sacco di maglie e Florentino Perez l'ha fatto esclusivamente per questo. Punto e basta. Perché per valere 80 milioni quantomeno ne devi fare due o tre di stagioni buone. Perché poi si vede il Reale Tarento e non di sicuro il Ligan. Però vabbè ragazzi, a parte tutto. Si presenta con una carta fantastica, davvero fantastica, da 83 a 86 di overall COC, quindi ottimo. Da 79 di velocità a 80, da 79 di tiro a 80, da 82 di passaggio a 84. Il dribbling rimane tale. Vabbè, la difesa si abbassa come un cane. Beh, hanno abbassato tutti quelli, tutti i COC praticamente. E poi, vabbè, fisico e colpi di testa. Non lasciamo perdere. Certo, non è un proprio un grandissimo upgrade per un più 3 di overall.
Però insomma vedremo in futuro come si svilupperà la cosa e come si mostrerà a tutti su FIFA 15. Detto questo di James Rodriguez, scusate se mi sono dilungato tanto, direi di passare al decimo Mamma giocatore. mia, Courtois. Che giocatore, in real life fantastico, secondo me davvero fantastico. Passa da 84 di overall a 86, da 82 a 84 di tuffo, da 87 a 88 di presa, il 69 rimane tale, da 86 a 88 di riflesso, la velocità rimane tale, da 84 a 86 di posizionamento. Courtois, secondo me, diventerà il miglior portiere del mondo, una cosa banale da dire, ma secondo me è anche così, perché comunque ha delle doti eccezionali, è un'altezza che lo premia un sacco, premia, cioè quello aiuta davvero tantissimo. E poi ricordo, ha 22 anni, 22 cazzo di anni, cioè ragazzi, 22 anni, è arrivato in finale, comunque titolare al mondiale. Pensate, ha una prospettiva di crescita assurda, quindi diventerà davvero un portiere fenomenale, lo è già, ma comunque migliorerà ancora, perché comunque ha... Come dire, in competizione non ha un signor qualcuno, ha check, non può più nessuno. E quindi secondo me è una cosa che può stimolarlo a fare sempre meglio. Speriamo, perché è un ottimo talento, e vedere ottimi talenti nascere e comunque crescere e comunque giocare sempre è una cosa fantastica. Direi quindi di concludere qui il video. Grazie per la visione a tutti. Passate dal mio canale se volete in descrizione. Inizierò una serie qua su EveryEye. Comunque inizierò a fare video. Ho iniziato a collaborarci. E niente, lasciate un bel mi piace. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!